Oggi siamo a Caivano, precisamente presso il municipio, incontriamo il sindaco, il dottore Simone Monopoli. Grazie, dottore, per la sua cortese disponibilità. Un'amministrazione di centrodestra che tanto ha fatto in questi 8 mesi di attività, ma tanto ancora bisogna fare. Diciamo che l'intendimento di questa amministrazione è innanzitutto è stato quello di ripristinare la legalità e la legittimità che nelle passate amministrazioni diciamo, era stata un pochino trascurata. Quindi abbiamo messo in moto diciamo, l'avviamento soprattutto delle gare per quanto riguarda i servizi prestati dal Comune e quindi un progetto soprattutto di trasparenza e di legalità. Abbiamo promulgato la gara per il servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani e la affideremo, credo, a fine mese. Una gara che non veniva espletata da circa 5 anni ed era stata affidata appunto con affidamenti diretti o addirittura con ordinanze sindacali. Noi abbiamo in questo momento storico ripristinato la legalità e la legittimità degli atti dell'ente affidando con una gara appunto questo servizio ad una ditta che conosceremo, credo appunto come dicevo prima, a fine mese. Abbiamo fatto una gara per la mensa scolastica, una gara per l'affidamento della pulizia dei locali dell'ente, abbiamo ripristinato diciamo, un pochino il welfare dell'ente, abbiamo istituito la school card per l'acquisto di buoni libro per le famiglie diciamo, più indigenti, abbiamo istituito i buoni pasto gratuiti appunto per dare la possibilità di mantenere a scuola durante l'orario di lezione e quindi dare un pasto gratuito ai bambini che facevano parte di famiglie più indigenti. Stiamo cercando un pochino di risollevare le sorti di questo paese, cercando di operare secondo quelle che erano le linee guida e le direttive proposte appunto in campagna elettorale. Noi crediamo da qui ai 5 anni, se ci sarà data l'opportunità di governare per tutto il mandato elettorale, di poter affermare di qui a 5 anni di aver rispettato quell'impegno preso durante la campagna elettorale. Anche per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, infatti stiamo predisponendo un bilancio partecipato e attraverso il bilancio partecipato vogliamo appunto portare a Caivano questa novità del reddito di cittadinanza come da impegni presi in campagna elettorale. Sindaco Monopoli, finalmente dopo tantissimi anni vengono consegnate ai cittadini oltre 2.000 loculi, tante edicole, ma il Comune ha già in programma un altro progetto per l'ampliamento del cimitero per venire incontro alle tantissime richieste dei cittadini. Sì, è allo studio della commissione competente appunto il progetto di ampliamento del cimitero. È una progettualità che diciamo, è stata già messa all'osservazione delle passate amministrazioni che però non è mai partita. Noi abbiamo intenzione di far partire anche questa progettualità che è importante per la cittadinanza perché come molti credo sapranno purtroppo i loculi che abbiamo assegnato non sono bastati per soddisfare le esigenze della cittadinanza e quindi anche in questo settore noi soddisferemo quelle che sono le esigenze della nostra cittadinanza che diciamo per troppo tempo è stata trascurata anche da questo punto di vista. Legalità e videosorveglianza, sicurezza. A che punto siamo, sindaco? Videosorveglianza ci siamo attivati e grazie ad una progettualità presentata in regione dai nostri tecnici siamo entrati nei 500.000 euro stanziati dalla regione per la videosorveglianza del territorio esterno all'abitato, alla cittadina. Invece abbiamo in progetto anche di sviluppare una videosorveglianza per il territorio, ovviamente all'interno delle mura cittadine. E credo che da qui a pochissimo, da qui a un mese, presenteremo anche questo progetto alla cittadinanza per ovviamente tutelare e rendere sicure le nostre strade, ma soprattutto come deterrente per gli sversamenti e i depositi abusivi di rifiuti solidi urbani che molto spesso
sono, diciamo, cagione di nocumento e di critiche da parte di numerosi cittadini che vengono qua a lamentarsi perché persone estranee al quartiere depositano immondizia in maniera veramente eccessiva. Sindaco Monopoli, il Comune ha elaborato una riorganizzazione della rete scolastica approvata anche dalla Regione, ma negli ultimi giorni ci sono state un po' di polemiche per questa chiusura della scuola media Viviana del Parco Verde, ma in realtà è soltanto un accorpamento ad un altro istituto. Può fare luce su questo episodio? Certo, noi non abbiamo chiuso nessuna scuola né avremmo potuto chiudere una scuola all'interno di un quartiere così sensibile come quello che è il Parco Verde. Noi abbiamo solo inteso seguire quella che è la normativa vigente per quanto riguarda l'accorpamento delle scuole e il dimensionamento scolastico e secondo quella che è la normativa vigente e secondo quelli che sono stati gli spunti che abbiamo preso in concerto e di concerto con tutti i dirigenti scolastici del territorio, abbiamo presentato questo piano di dimensionamento che è stato diciamo vagliato, valutato sia in provincia e sia in regione ed è stato considerato rispondente appunto a quelle che sono le direttive della legge vigente. Per cui si è poi creato ovviamente da parte di qualcuno che è rimasto un pochino insoddisfatto da questo tipo di piano, diciamo, è rimasto insoddisfatto e ha creato un polverone ingiustificato perché noi non abbiamo chiuso nessuna scuola, ma diciamo abbiamo soltanto cambiato il dirigente di alcuni istituti scolastici. Io credo che questo dimensionamento scolastico non possa fare che bene alla nostra cittadinanza perché una ridistribuzione degli istituti porterà soltanto una fruizione da parte delle utenze, cioè soprattutto degli alunni, una fruizione più funzionale e più organica sicuramente. Quindi io credo che sia gli alunni sia le famiglie rimarranno molto più soddisfatti perché ci sarà una ridistribuzione che credo andrà incontro a quelle che sono le esigenze non solo del territorio, ma anche delle famiglie e dei dirigenti. Parliamo ancora di legalità. Questo sindaco Monopoli, insieme all'amministrazione che ha fatto tanto davvero in questi 8 mesi, e per il 22 marzo che il Comune prepara una grossissima manifestazione proprio nel Parco Verde, dove ci sarà la bandiera davanti al palazzo dove purtroppo è deceduta la piccola Fortuna. Sì, un rione che è parte integrante di Caivano e noi, proprio con una serie di manifestazioni dedicate alla legalità, vogliamo riscattare non solo il Parco Verde, ma tutto il paese Caivano da quello che troppo spesso viene detto a detrimento di quello che è la nostra civiltà, il nostro territorio e la nostra comunità. La nostra comunità è una comunità attiva, positiva, che lavora, che si scorcia le maniche, che è sensibile a tutte queste problematiche, che è capace di affrontare anche grosse criticità e di risolverle. Noi vogliamo stabilire e determinare con una serie appunto di incontri e di manifestazioni che la legalità qui da noi è di casa. E vogliamo assolutamente essere vicini a tutti i tutori dell'ordine, polizia, polizia municipale, carabinieri, perché noi abbiamo intenzione di camminare secondo sempre e soltanto secondo quello che è la legge e l'osservanza della legge. Alcuni fenomeni che purtroppo, diciamo, assurgono all'onore delle cronache, sono dei fenomeni sicuramente circoscritti che non fanno parte della visione del mondo e della politica della stragrande maggioranza della nostra comunità. Noi siamo sensibili alle tematiche, di legalità e di trasparenza e lo vogliamo dimostrare con queste manifestazioni. Io ho partecipato purtroppo l'altro giorno ai funerali dei due ragazzi, delle due vittime del Parco Verde che purtroppo
sono morto in un incidente stradale, un fatto tristissimo, e abbiamo in quell'occasione dichiarato il lutto cittadino proprio per rinforzare e rinsaldare ancora di più l'unione che ci deve essere tra Caivano e il Parco Verde, perché il Parco Verde è Caivano e Caivano è il Parco Verde. Non deve assolutamente esistere più alcun tipo di differenza, di ghettizzazione rispetto a questi nostri concittadini che, come tutti gli altri caivanesi, sono sensibili a queste tematiche e sono persone, io credo nella maggior parte dei casi, persone oneste e che si alzano tutte le mattine come tutti noi per andare al lavoro e per cercare di produrre con il loro lavoro positività per la propria famiglia e per il proprio territorio. È terminata da poco la fase numero uno del suo programma elettorale, a giorni inizierà la fase 2 con la nomina di una nuova giunta, una giunta tecnica che serve per dare più impulso al governo. Allora, io come d'accordo con tutta la compagine politica che mi sostiene, che sostiene, voglio dire, il programma che abbiamo già stilato e redatto, c'era questa prima fase 1 che secondo me è andata egregiamente, i consiglieri e gli assessori mi hanno sostenuto in questa, diciamo, progettualità, e siamo giunti appunto a produrre tutto quello che dicevamo prima. Adesso con questa fase, cosiddetta fase 2, noi ci proponiamo di affrontare tutta una serie di criticità e di tematiche, come per esempio il PUC, come per esempio, appunto, stavamo dicendo prima, l'ampliamento del cimitero, il SIAD, e vogliamo appunto cercare, nonostante l'opera eccellente svolta fino oggi dalla giunta comunale, cercare di essere ancora più incisivi, e quindi sto pensando insieme agli amici della maggioranza di costituire una giunta tecnica di alto profilo che possa veramente cercare di portare un quid in più a quello che è l'azione amministrativa. Ripeto, non è una bocciatura della vecchia giunta, anzi, abbiamo fatto bene, però dobbiamo fare benissimo, e questo, secondo quello che diciamo abbiamo valutato ultimamente, soprattutto per quanto riguarda le grosse criticità che dobbiamo affrontare, potrà essere messo in atto, a nostro parere, solo con una giunta di alto profilo tecnico, perché le problematiche sono particolarmente diciamo difficili da affrontare, e per affrontare delle problematiche difficili, a mio modesto parere, c'è bisogno di chi queste problematiche le può sviscerare tecnicamente in maniera veramente diciamo millimetrica. Sono tutte problematiche che sono presenti sul territorio ormai da svariati anni, ma che nessuno ha avuto la volontà politica di voler affrontare. Noi vogliamo affrontare e cercare di risolvere tutte queste problematiche ereditate dalle passate amministrazioni, e per fare questo c'è bisogno di una grossa volontà politica, di una grossa energia, e crediamo di avere sia l'una che l'altra. Abbiamo bisogno di avvalerci di tecnici in gamba che possano supportare i nostri dirigenti. E quindi io credo che con questo secondo passo la nostra attività amministrativa sicuramente potrà arrivare a tagliare dei traguardi ancora più importanti di quelli che abbiamo tagliato egregiamente con l'azione della giunta municipale che mi ha affiancato fino ad oggi, che appunto questi traguardi che già abbiamo tagliato, ma abbiamo la necessità in questo momento di avere un quid in più, un'accelerazione maggiore, e quindi penso di poter attuare questa accelerazione con una giunta di alto profilo che in questo momento sto cercando di diciamo realizzare con l'aiuto di tutti gli amici della maggioranza. Allora ringraziamo il sindaco Monopoli per la sua cortese disponibilità, e naturalmente diamo appuntamento nei prossimi giorni con la nomina della nuova giunta tecnica. Noi saremo qui con le nostre telecamere per queste nuove novità e daremo conto ai nostri telespettatori.